Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Allora, buon mercoledì a tutti. Ciao proprio da qui. È mercoledì e avete la possibilità di acquistare in edicola non solo la verità, ma anche Panorama. Panorama che oggi si raccomanda per una copertina sul catasto, città per città, quanto ci costerebbe la stangata casa se ci fosse la revisione degli estimi catastali. Servizio di valore importantissimo di Gazzanni e Jannaccone. Quindi panorama oltre alla verità. I temi di oggi. Allora, ieri sera il presidente Mattarella ha firmato il decreto legge per la estensione del Green Pass, che a questo punto è pronto per andare sulla gazzetta ufficiale. Corriere della Sera ci informa, come se fosse una notizia meravigliosa, una grande concessione, che il lavoratore senza Green Pass non subirà l'azione disciplinare. Quindi ti levano soltanto lo stipendio, però insomma, non sarai anche fustigato dagli emissari del Ministero della Promozione della Virtù e della Repressione del Vizio. Quindi, insomma, si suppone che, diciamo, il lettore del Corriere della Sera sia molto confortato da questa notizia. Mentre, smettiamo di scherzare, prosegue il pressing sulla vaccinazione dei bambini, anche piccolissimi. La novità di oggi è che non solo la verità tiene il punto e dice prudenza, si parla tanto di principio di precauzione, questo è il caso di applicarlo, ma per la seconda volta in 40 giorni, da un'intervista molto coraggiosa, il direttore dello Spallanzani, il professor Vaia, nell'ultima decade di agosto aveva parlato con il Tempo, stavolta ha parlato con il Fatto Quotidiano, allora stroncò l'idea della terza dose indistinta e generalizzata, stavolta dice: ma di cosa parliamo? Rispetto ai bambini, il problema sono i trasporti e le scuole. E chissà se, insomma, finalmente queste cose che la verità dice da un paio di mesi, se ora le dice il professor Vaia, speriamo che siano ascoltate. A proposito di trasporti, lo terremo separato, ma solo per comodità di rassegna stampa, dalla sezione, diciamo, sanitaria. Ma oggi l'altro fatto del giorno è un'altra intervista surreale, sconcertante, del loquacissimo ministro Giovannini, ministro delle Infrastrutture e Trasporti, sulla stampa, che dice non so quanti miliardi sui temi della transizione energetica, eccetera. Poi strane forme di autogol dicendo che i costi della transizione saranno pagati dalle famiglie non fragili. Quindi, se non siete proprio, diciamo, al disastro, se non siete già alla canna del gas, diciamo, verrà organizzata la vostra transizione, ma verso la povertà. Ma attenzione alla parte conclusiva dell'intervista, occhio al caffè, nella quale Giovannini dice che per il trasporto locale è tutto a posto, c'è un monitoraggio in corso e non si hanno notizie di problemi particolari. E la nostra proposta è quella di prendere di peso alle 7:30 il ministro Giovannini e caricarlo su un vagone della metro di Roma, di Milano, o meglio su un treno per pendolari in una delle più nebbiose province della Lombardia, e vedremo se il ministro Giovannini poi il giorno dopo rilascerà interviste come quella che ha rilasciato oggi alla stampa. Altri temi politici. Allora, c'è un po' di focus sulla Lega. Se n'è andata l'onorevole Donato, l'europarlamentare Donato. Diciamo, a occhio e croce i simpatizzanti della Lega dovrebbero avere un momento di sollievo per questa notizia. E la Donato, che fino a ieri era presentata più o meno come una scombiccherata scappata di casa dai quotidiani principali, invece oggi diventa una specie di lady che, lasciando la Lega, certifica un problema. Scherziamo, ma non troppo. Però indubbiamente nella Lega delle situazioni da chiarire ci sono. Anche ieri alla fiducia alla Camera sono mancati dei parlamentari. Qualcuno dice: ma queste defezioni, queste assenze hanno un significato politico. Salvini è stato piuttosto, diciamo, dismissive sul tema, ha mostrato una certa serenità, ma un retroscena di Repubblica e ieri sera un retroscena di Huffington Post parlano invece di prospettive congressuali o comunque di una conta post elezioni amministrative. Ma dopo le elezioni amministrative ci sono anche delle incognite più di sistema. Che cosa farà Draghi?
se lo domanda Stefano Folli, che però proietta correttamente la domanda sui due schieramenti politici. E che cosa accadrà per il Quirinale? E qui Romano Prodi, a cui erano state attribuite frizioni con Enrico Letta nei giorni scorsi, e che poi però ha presentato il suo libro insieme a Enrico Letta, ha piazzato una battuta di quelle, insomma, da atmosfera democristiana alla Todo Modo, e ciascuno ricorda il romanzo di Sciascia e il successivo film di Petri, cosa accadeva, diciamo, in quei tipi di ritiri spirituali. E ieri Prodi, che ha detto no, io assolutamente non sono in corsa per il Quirinale, ho 82 anni, sarebbe una follia, e tanto non è in corsa che parla 3 volte al giorno, ha parlato di Sergio Mattarella, che a sua volta dice no, io lascio, e infatti parla 3 volte al giorno, ma attenzione alla spingherdata che Prodi ha indirizzato a Mattarella. Mattarella è un siciliano silenzioso che non cambia idea. Nella celebre scena del Padrino c'è Marlon Brando che dice: gli faremo una proposta che non può rifiutare. E questa sembra essere da parte di Prodi una proposta che Mattarella non può accettare. Però in quel film Marlon Brando era doppiato con accento siciliano, non con accento bolognese, e questo anche va considerato. E poi una lunga serie di segnalazioni finali. Il Papa che dice: ah, già si riunivano mentre ero in sala operatoria, e ci informano, questo accadeva a luglio, ci informano i quotidiani che sul tavolo del Papa ci sarebbe anche il convocatore di questa cena dell'infamia, però non si sa chi sia, bel clima anche lì. E poi la Cina e gli Stati Uniti, il duello a distanza, Biden-Xi, l'uno che ha parlato all'Assemblea Generale dell'ONU, l'altro che ha risposto da Pechino. A questo dedica Repubblica la sua apertura, ma attenzione, anche qui occhio al caffè, ci sarà da vedere Gad Lerner sul fatto che, diciamo, sembra passare dallo yacht di De Benedetti, diciamo, alle stanze di Xi, e addirittura con un passaggio che forse non sarà molto rassicurante per De Benedetti, sul fatto che Lerner evochi, diciamo, delle singolari forme di giustizia sociale in Cina, così, diciamo, viene posto il tema, e cioè la carcerazione o addirittura l'esecuzione di alcuni miliardari. Tema interessante. Va bene, tra tragedia e farsa. Iniziamo la nostra camminata con le aperture. La verità: i ragazzi che si contagiano a scuola sono la chiave per battere il Covid. Fior di scienziati dicono che dobbiamo puntare sull'immunità naturale, e il sommario: i nostri figli più piccoli vengono bollati come untori, i talebani sanitari non vedono l'ora che sia possibile somministrare il vaccino anche a loro. Un intento non solo pericoloso, ma anche controproducente. Gli anticorpi dei bimbi positivi sono più forti e duraturi. Così l'apertura della verità. Il Corriere della Sera, e ve lo dicevamo, questa apertura un po' curiosa: Green Pass, niente sospensione. Tolta l'azione disciplinare a chi è senza carta verde, ma non c'è stipendio. Insomma, ti levano solo lo stipendio. Ringrazia e finiamola lì. Il Fatto Quotidiano: allora, ieri sono usciti i dati sulle spese elettorali dei candidati a questa tornata di amministrative. Il Fatto fa una specie di hit parade: al quinto posto c'è Calenda, al quarto Michetti, al terzo da Milano a Torino, al secondo Lo Russo, lo sfidante favorito secondo alcuni sondaggi, e invece non favorito secondo altri, sempre a Torino. Al primo posto Bernardo con 825 mila euro, e diciamo, per stare 15 punti indietro nei sondaggi, chissà se sono stati 825 mila euro ben spesi. Titolo: ecco i candidati più spendaccioni, così Il Fatto. Il Giornale: il Covid dei bimbi, i numeri dell'allarme. È esattamente simmetrico, speculare rispetto alla linea della verità. Qui però invece il Giornale, diciamo, insegue i ragazzini con la siringa, e dando la parola, metaforicamente si capisce, al consigliere di Figliuolo, e già figura di riferimento nel board dell'EMA, Rasi: vaccinare i più piccoli, casi preoccupanti, occhio al caffè, tra i 3 e gli 11 anni. Quindi ieri eravamo a 6-5 anni, adesso siamo scesi a 3 anni. Inoculare quelli con
3 anni di età, va bene. Il tempo ci riporta al tema della casa, foto di Draghi e davanti a lui Salvini, che ieri ha lanciato un altro allarme sul catasto, e il tempo sembra sollevato dal fatto che il leader leghista alzi la voce su questo. Finalmente Salvini fa la voce grossa e avvisa Draghi, sparisca subito la riforma del catasto. La stampa intervista a Giovannini, che vi preannunciavamo nel sommario, in arrivo 43 miliardi per la svolta ambientale. Quando c'è la svolta dovete sempre stare attenti al portafoglio. Questo lo sapete, i contribuenti italiani queste cose le sanno. Le parole svolta, riforma, Europa sono in genere associate a, diciamo, a tipi di tampone che non sono né nasofaringei né orali, diciamo. Il tamponamento avviene in altra parte del corpo. E infine Repubblica, Biden, Xi, duello all'ONU. Allora, questo è il quadro, incamminiamoci. La verità, 3-4 segnalazioni di vetrine iniziali. Allora, l'editoriale del direttore Belpietro, che oggi non vi leggiamo nemmeno in stralcio, ma ve lo segnaliamo e ve lo sintetizziamo. Per la fretta di vaccinare i più piccoli si ignorano pure i dubbi degli esperti. Belpietro parte da un'affermazione, a mio avviso di grande buonsenso, fatta da Giorgia Meloni, che dice: io sono vaccinata, favorevole alla vaccinazione, ma la mia bimba di 5 anni non intendo vaccinarla. E Belpietro dice: la Meloni è stata aggredita per questo. Eppure, dice Belpietro, ieri la verità ha sentito il professor Zuccotti, Università Statale di Milano. Oggi sente, lo vedremo tra poco, un altro illustre cattedratico, e poi il professor Crisanti, e poi il Comitato Tecnico Scientifico Britannico. Insomma, Belpietro mette in fila tutte le autorità individuali o collettive, italiane e straniere, che hanno, diciamo, suggerito un caveat rispetto a questo tema della vaccinazione dei bimbi. E un ulteriore elemento di prudenza è offerto dall'intervistato di oggi, di Patrizia Floderreiter, si chiama Sergio Bernasconi e è primario di pediatria, lo è stato a Modena, lo è stato a Parma e a sua volta dice esattamente quello che diceva ieri il suo collega Zuccotti, cioè che c'è la possibilità attraverso, diciamo, la diffusione tra i ragazzini che non ne soffriranno se non sotto forma di lievissimi sintomi influenzali o, nella gran parte dei casi, essendo proprio totalmente asintomatici, a rendere endemica questa vicenda. E invece ci sono dei problemi numericamente, per fortuna, contenuti, infinitesimi, però se ci capiti e tocca a te non ti diverti per niente. Gli effetti collaterali della vaccinazione, due pezzi molto belli e molto dolorosi di Fabio Bonazzi, di Bonazzi e Amendolara, uno dei quali parla anche con un atleta, un cestista, colpito anche lui da una miocardite. Francesco Borgonovo parla della, diciamo, purtroppo il tema si rinnova e Borgonovo lo fa con prosa scintillante, ma la realtà è triste, è cupa, cioè ogni giorno nuove aggressioni e mostrificazioni di chiunque osi sollevare dei dubbi. Da maestro a nazista basta un dubbio. Ieri perfino Freccero paragonato a uno con i baffetti, con evocazione hitleriana. Peraltro Borgonovo è preveggente perché lui si riferisce a un attacco di ieri del Corriere a Freccero, ma poi c'è anche l'attacco di oggi sul Foglio, è il Merlo Minor, Salvatore Merlo, a occuparsi di Freccero sempre in modo, diciamo, irridente. E infine chi vi parla su un'altra storia surreale, anzi tre storie surreali, ne abbiamo raccolte, una viene da Ariano Irpino, una viene dalla Romagna, un'altra viene dalla Liguria. Insomma, che cosa è successo? Tre insegnanti che avevano il Green Pass, ma ottenuto tramite tampone, e come sapete in quel caso la cosa dura 48 ore, sono state cacciate perché erano scadute le 48 ore. E uno può dire: beh, questa è un'applicazione della norma, sarà una norma stupida, ma deve essere applicata. Sì, ma una di queste è stata cacciata a lezione in corso, cioè dopo 20 minuti di lezione, essendo passate 48 ore e un minuto. Aveva fatto il tampone alle 8:40 del lunedì, alle 8:41 del mercoledì mattina è entrata una delegata del preside in classe, cioè la lezione è finita, via, e gli alunni rimasti sconcertati. Un'altra in Romagna è stata allontanata essendo insegnante di sostegno di un'alunna epilettica.
E quindi l'olona epilettica è stata lasciata al suo destino. Insomma, francamente, siamo dentro una situazione in cui le norme sono stupide, poi lo zelo applicativo fa pensare che ci sia un plus di ottusità. Però invece c'è chi ci racconta che la realtà è brillantissima. Allora, il dinamico duo Guerzoni Sarzanini sul Corriere della Sera ci racconta le ultime modifiche al decreto che poi si è finalmente incamminato verso la gazzetta ufficiale. Niente stipendi ai trasgressori, ma non avranno altre sanzioni, quindi non saranno frustati. Questo sulla pagina 2 del Corriere. Mentre alla pagina 3 viene intervistato quest'altro personaggio da tenere d'occhio, che dà sempre soddisfazione perché dice mezza cosa giusta e tre sbagliate, e che è un esponente di Noi con l'Italia. Che cos'è Noi con l'Italia? È una specie di ologramma di cosa che non esiste, con dentro Lupi e questo Costa che è sottosegretario alla salute, e ci dice che per cinema e teatri si studia una capienza fino all'80%, quindi ancora studia. E poi c'è il nodo delle discoteche. Qui, diciamo, i proprietari delle discoteche, gli imprenditori e i lavoratori hanno poco da divertirsi, quindi scusate se mi è sfuggito il sorriso, ma il sorriso nasce dal fatto che quando iniziarono mesi fa le discussioni sul Green Pass, uno degli argomenti più gettonati era: col Green Pass riapriranno le discoteche, e infatti abbiamo esteso il Green Pass e le discoteche sono tuttora chiuse senza neanche una data ipotetica di riapertura con protocolli, e evidentemente si preferisce il rave party a Viterbo, insomma, quel tipo di format sarà più rassicurante. Attenzione al fatto che oggi va guardato per due ragioni, che stanno entrambe a pagina 4. Nella metà superiore della pagina il fatto fa una cosa buona, anche perché, diciamo con franchezza, va in scia a ciò che Camilla Conti vi ha raccontato 48 ore fa e 24 ore fa. Quindi, quando ci si ispira alla verità, a Camilla Conti si fa sempre bene. Poi, magari, se si citassero anche le fonti, sarebbe. E Natascia Ronchetti spiega come sia tutt'altro che dimostrato il fatto che dopo l'estensione del Green Pass ci sia stato un boom nelle inoculazioni. C'è stata una salita delle prenotazioni, ma prime dosi giù, meno 33% in 15 giorni. Al di là comunque dei giochi di percentuali che sono sempre discutibili, esattamente la cifra che era stata colta dalla Conti nei giorni scorsi viene rilanciata dal fatto: tra il 14 e il 20 settembre non più di 85.000 al giorno. Ma la cosa grossa che fa il fatto è che occorre dare merito agli intervistatori. Gian Piero Calapà e soprattutto all'intervistato, il professor Vaia, è proprio l'intervista al direttore dello Spallanzani. I bambini non si ammalano. Prima di vaccinarli, sistemiamo le scuole. La domanda sui bambini sotto i 12 anni e la vaccinazione e risposta: non sono contrari in assoluto, ma uno, la malattia sui bambini è rara. Al Bambin Gesù di Roma neppure uno è finito in terapia intensiva, al massimo degenze di 3-4 giorni, anche il contagio resta molto basso. 2. Serve a proteggere i più deboli. Abbiamo detto che tra i bambini anche il contagio è su numeri piccoli, quindi se non sono infetti non contagiano, anche perché tendenzialmente ormai dovrebbero stare con genitori vaccinati che li portano a scuola da insegnanti vaccinati. 3. Non possiamo andare sempre a rincorrere i comunicati stampa delle case farmaceutiche. Ne riparleremo eventualmente quando si pronunceranno le agenzie regolatorie. Al momento non ci sono evidenze scientifiche inoppugnabili. Domanda: quindi ci sta dicendo che è un dibattito lunare? Risposta: secondo me non ci sono le condizioni per fare questi vaccini ai bambini. I numeri dei trial sono troppo piccoli. D'altra parte, c'è difficoltà a trovare adulti in questo momento per la sperimentazione degli anticorpi monoclonali. Immaginate che ci possa a far sperimentare il vaccino anti-Covid sui bambini. Io mi chiederei invece come si proteggono i bambini. Con la vaccinazione degli adulti, lo abbiamo già detto, poi con aule capaci, con distanze possibili. Invece siamo ancora alle classi pollaio. I presidi e gli operatori scolastici denunciano questo, senza parlare degli impianti di riciclo dell'aria vetusti. Così avremo un inverno con dei poveri piccoli costretti a un'odiosa per loro mascherina, ma con le finestre aperte a soffrire il freddo e magari ammalarsi. E domanda il giornalista, poi c'è il capitolo trasporti.
E vaia, è perfetto nella risposta. Da un anno e mezzo non è stato fatto niente. Questo è sotto gli occhi di tutti. Riguarda i ragazzi più grandi, diciamo dai 14 anni, magari speriamo vaccinati. Ma che tipo di trasporti gli stiamo offrendo per portarli nelle scuole? Autobus nuovi ampi che permettono una giusta distanza? Sanificati? Non mi pare. Così il professor Vaia non si poteva dire meglio. Diciamo, la verità lo dice da 2 mesi almeno, ma l'autorevolezza del professor Vaia naturalmente aggiunge peso e valore a tutto questo. Oh, naturalmente però ci sono ancora i pasdaran non solo a sinistra ma anche a destra, diciamo, non pago di qualche avventura televisiva non fortunatissima e poi del ricasco devastante sui social, Alessandro Sallusti prosegue e prosegue su una linea che è un grande classico della sinistra, cioè la colpevolizzazione degli italiani. Cioè la tesi bisogna imporre praticamente degli obblighi perché voi siete tutti stronzi. Naturalmente Sallusti non lo dice in questi termini perché il lettore potrebbe adombrarsi, però un lettore minimamente sveglio questo percepisce. Giudicate voi, scrive Sallusti, si dice anche. Altri stati europei, Francia a parte, non hanno adottato, vedi la Gran Bretagna, una misura così stringente. Vero, ma i paragoni sono sempre semplicistici. In altri paesi i cittadini rispettano i limiti di velocità perché così è stato stabilito, mentre in Italia, senza i controlli elettronici e relative sanzioni, dubito che viaggeremmo tutti in autostrada sotto i 130 km all'ora. Come dire, in casi eccezionali e gravi, qual è l'epidemia? A mali estremi, estremi rimedi, insomma, siete tendenzialmente abusivi, violatori di regole, eccetera, e quindi è chiaro che la frusta ve la meritate. Però Sallusti oggi è magnanimo e si compiace del fatto che ogni tanto in televisione ci siano anche persone di opinione diversa dalla sua. Detto che per fortuna la libertà di espressione è garantita al punto che ogni sera nei dibattiti televisivi opinionisti scettici, critici, no pass e no vax giustamente esprimono le loro idee, mi permetto di dare un consiglio non richiesto. Il consiglio è per la verità saggio e dice ciascuno sente il proprio medico. Il consiglio è assolutamente condivisibile. Un po' meno, diciamo, il fatto che Sallusti, bontà sua, diciamo, ritenga accettabile il fatto che ogni sera ci sia in genere un solitario esponente critico rispetto a 4 o 5 assembrati a favore. Poi qualcuno fece notare, Sallusti diciamo, non parve confortato dalla cosa, che in realtà la stampa conservatrice e liberale del resto del mondo va al contrario, è lui che va contromano in autostrada rispetto al Wall Street Journal, Times, Telegraph, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Se cercate un antidoto rispetto a tutto questo, lo trovate sulla Verità, in lingua italiana, ma l'intervistata è spagnola, della Ayuso, ed è, diciamo, quella che noi chiameremmo il sindaco di Madrid, presidente della municipalità in cui sta la capitale spagnola, bella intervista che le ha fatto Federico televisiva per il programma di Nicola Porro in versione stampata per la Verità di oggi. No a uno Stato che pone troppi divieti e questa esponente, peraltro del Partito Popolare, mostra che è possibile, ci può essere una destra che è intelligente e liberale in economia, aperta sulle libertà, non chiusurista e che ha anche, diciamo, tenuto bassi i numeri del contagio senza ammazzare l'economia. Questo non, diciamo, in un altro continente remoto, ma a Madrid, poco lontano da noi. Va bene, e torneremo fra poco a questi temi indirettamente attraverso la surreale intervista al ministro Giovannini sulla stampa, ma prendiamoci una pausa breve però sulle cose strettamente politiche. La Lega, allora il pezzo più equilibrato ve lo fa Giorgio Gandola sulla Verità, che spiega l'uscita della Donato, le reazioni e Salvini che chiude sostanzialmente un dibattito che pure però inevitabilmente si svilupperà dopo le amministrative. Sostanzialmente un taglio analogo è quello di Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, le tensioni nella Lega per le uscite, Salvini chi va via, tanti auguri e tanto Gandola quanto Cremonesi preannunciano che oggi Salvini dovrebbe comunicare invece alcuni arrivi, pare da Forza Italia.
Il Fatto e altri quotidiani, per comodità vedo Il Fatto a pagina 2, informa che 50 salviniani disertano uno dei voti di fiducia alla Camera. Sapete che tra Camera e Senato ci sono quattro fiducie in queste ore, insomma, immaginate se l'avesse fatto un altro tipo di governo. Abbiamo già visto, e ve lo ribadisco, che il tempo sottolinea e valorizza la buona presa di posizione di Salvini contro la revisione degli estimi catastali, e Bekis dice bene questa posizione forte rispetto al governo. Sulla stampa torna un grande classico, che però, diciamo, classico in questo caso nella impaginazione e nelle scelte grafiche di un quotidiano, che però era, diciamo, uno strumento utilizzato in genere dal Corriere della Sera rispetto al PD, quei grafici con le sfere, quelli che noi qui chiamiamo i grafici dei giramenti di palle, in cui venivano raffigurati delle figure del PD importanti in palle più grosse e intorno a loro, come diciamo, dei pianetini a ruotare intorno, delle figure di riferimento. Ecco, in questo caso questo schema è adottato dalla stampa, pagina 7, pezzo di Francesco Olivo, a proposito della Lega. La palla più grossa è quella di Salvini e intorno a lui i duri e puri, che sarebbero Durigon, Fontana, Romeo e Bagnai. E invece poi l'altra palla, quella di Giorgetti, con intorno a ruotare Federica, Zaia, Stefani e Garavaglia. Vabbè, insomma, però, francamente, fare le cose così non siamo veramente all'asilo, cioè forse occorrerebbe che, diciamo, sulla Lega e probabilmente anche dentro la Lega e complessivamente dentro il centrodestra si facesse un dibattito sui contenuti e sulle prospettive, che la stampa metta le cose così, facendo capire una specie di lavagna dei buoni e dei cattivi, e si intuisce che nella lettura della stampa quelli che stanno con Giorgetti sono i buoni, quelli che stanno vicini a Salvini sono necessariamente i cattivi. Sembra un po' superficiale. Mentre ve l'abbiamo preannunciato su Repubblica, la prospettiva congressuale o comunque di un dibattito post-elettorale. Siamo a pagina 15 di Repubblica. Che ci sia bisogno di una verifica dopo le amministrative lo sanno ormai tutti, ne è convinto perfino lo stesso Salvini, orientato a concedere un momento di confronto se non una conta. I suoi stessi fedelissimi, d'altra parte, stanno suggerendo al capo del Carroccio di indire in tempi brevi il congresso federale proprio per consolidare la leadership. Se non a un congresso, a ottobre si celebrerà comunque una riunione della segreteria politica che non viene più convocata dal 21 aprile, cioè da quando la Lega si astenne in Consiglio dei Ministri sul coprifuoco. Così preannuncia Lauria. Mentre lo stesso Lauria, diciamo, piano di sotto di questa pagina 15, ci dice che almeno in prima votazione il centrodestra potrebbe per il Quirinale presentare Berlusconi come candidato di bandiera. Repubblica sul Quirinale. Allora, visto che ci siamo passati un po', qualunque giornale sceglierete di acquistare, c'è la foto di Prodi e Enrico Letta che presentano il libro di Prodi e questa frase che vi dicevamo in apertura di Prodi perfido su, cioè la vecchia battuta su Prodi, qualcuno disse che sprizzava bontà da tutti gli artigli. Ecco, ieri l'artiglio ha colpito dietro la parvenza di un apparente elogio Mattarella, come a dire, no, Mattarella è uno che mantiene la parola, ma la frase è Mattarella è un siciliano silenzioso che non cambia idea, quindi come a dire, non si azzardi poi a correre di nuovo per il Quirinale. Corsa al Quirinale dalla quale apparentemente lo stesso Prodi si ritrae, ma più si ritrae e più parla, un po' come Mattarella, un presidente in uscita che però parla. Parla, interviene su qualunque argomento, non dando esattamente la sensazione dell'uscita di scena, è un po' come il coro verdiano, partiamo, partiamo, ma i protagonisti restano sulla scena. Va bene, invece l'evocato Berlusconi ieri è intervenuto non in diretta, ma in un video, e sembrava come cade di questi tempi un po' affaticato, quindi tanti auguri per una convalescenza che speriamo sia rapida ed efficacissima. È intervenuto
in questo video, portando un saluto al PPE che nel frattempo si radunava a Roma, presente Tajani. La cosa la racconta il Corriere della Sera e Berlusconi, diciamo, si è sperticato. Il nostro partito è il PPE, il nostro partito è l'Europa e Berlusconi parla di Europa necessaria, bandierone europeo dietro, poi diciamo nessuno fa osservare, non lo fa Paola Di Caro sul Corriere della Sera, che questi sono esattamente i signori che lo disarcionarono nel 2011, però qualcuno l'ha convinto che invece no, Presidente, bisogna l'Europa, l'Europa. E infatti quelli diciamo, sono ben lieti di averlo cacciato e ora magari sperano di poterlo usare come puntello per qualunque tipo di governo d'emergenza da perpetuare. A proposito, chi c'è a Palazzo Chigi? C'è Mario Draghi. E che cosa succederà per Mario Draghi tra qualche mese o al più tardi tra un anno e qualcosa dopo il voto del 23? È l'interrogativo che pone Stefano Folli su Repubblica, che a un certo punto del suo commento evoca la riunione della componente, diciamo, riformista del Partito Democratico, Libertà Eguale, i riformisti del PD, il gruppo con Enrico Morando, Ceccanti e altri. Poi viene proprio evocato Ceccanti, che ha anche rilasciato un'intervista al riformista, e dice Folli, per arrivare a una conclusione netta, non è solo l'agenda del programma che il PD deve fare sua, ma è lo stesso Draghi a cui il centrosinistra deve chiedere di proseguire la sua opera a Palazzo Chigi. Come si è detto, il tema è prematuro, infatti il Presidente del Consiglio è sempre attento a non lacerare il tessuto della coalizione di semi-unità nazionale che gli guida. Tuttavia, tra un anno occorrerà fare delle scelte in vista del dopo ed è legittimo interrogarsi. Dovrebbe farlo il centrodestra, non meno del centrosinistra, offrire una base politica a Draghi, magari senza bisogno che egli si candidi formalmente alle elezioni. Vorrebbe dire garantire la continuità del governo dopo aver verificato il consenso degli italiani. È solo una suggestione, ma il pregio del realismo. E vedete che Folli qui introduce, e voi potete condividere o non condividere, due temi. Uno per il dopo, dice, ma poi se non c'è un vincitore certo, magari Draghi potrebbe rimanere con qualche formula da capire a Palazzo Chigi. Naturalmente questa non è la prospettiva più auspicabile, la prospettiva più auspicabile è che l'Italia, come tutti i paesi dell'Occidente avanzato, possa avere centrodestra contro centrosinistra. Del resto, proprio Stefano Folli, assai meritoriamente, ha lanciato ormai 10 giorni fa una cosa che spiace nessuno abbia raccolto né a destra né a sinistra, l'idea di un sistema pienamente maggioritario, nella nuance scelta da Folli alla francese, che sarebbe la strada maestra per avere un bipolarismo funzionante. Però sembra far capire Folli, e su questo ha pienamente ragione, se non fate quella cosa lì, poi è evidente che si rischia di avere un perpetuarsi di governi, diciamo, di questo tipo. L'altra è la cosa che riguarda il presente. Qui Folli piazza un colpo di tacco di grande classe, perché questa definizione del governo di semi-unità nazionale è perfetta, dà l'idea, diciamo, di una situazione in cui tutti stanno insieme, ma in modo, diciamolo pure, precario e non convinto. Quindi, a maggior ragione, come sempre, da leggere Folli nella pagina dei commenti di Repubblica. Vi avevamo lasciato la curiosità della intervista del ministro Giovannini alla stampa. Ah, il ministro Giovannini va sempre tenuto d'occhio. Arriva la svolta verde, dice a Paolo Baroni, e già qui c'è da tremare. La transizione ecologica è necessaria, oltre che essere una grande opportunità. Ha dei costi, ma il governo, come ha già fatto nei mesi scorsi, è impegnato, occhio al caffè, a evitare che l'aumento dei prezzi ricada sulle famiglie più fragili. Quindi, sulle più fragili no, se proprio già non state con le pezze al culo, però invece sì. Ma non è questa la parte, diciamo, più incredibile dell'intervista, ma è quella relativa ai trasporti, altro dossier che dovrebbe essere quello prioritario del ministro. Beh, scusa, ma qua casino generale, iniziato alle scuole, bus e metro e treni locali come carri bestiame. Ma Baroni è super soft. State preparando una riforma del trasporto pubblico locale con che obiettivi? Giovannini, serafico proprio,
stanza con aria condizionata, areggiata. Il rapporto che ho trasmesso alle commissioni parlamentari, frutto del lavoro della commissione guidata dal professor Bernardo Mattarella, va proprio nella direzione di aiutare chi non può permettersi un'auto e non solo di aumentare l'efficienza del sistema. Penso che d'intesa col Parlamento, già a inizio 22, si potrà varare una riforma profonda. Puntiamo a un servizio di qualità, ecologicamente sostenibile e molto più diffuso di quanto non sia oggi, che come immaginate non vuol dire niente, cioè mancava solo che il ministro dicesse puntiamo a un servizio non di qualità, ecologicamente molto inquinante e per niente diffuso, ma non basta ancora perché Baroni chiede un bilancio dopo la riapertura delle scuole e qui veramente il caffè tenetelo d'occhio perché vi verrà voglia di lanciarlo contro qualcuno. Dice Giovanni, ho incontrato i prefetti delle città metropolitane, le aziende di trasporto e lunedì i sindacati. In generale il feedback che abbiamo ricevuto è stato positivo, ma stiamo monitorando continuamente la situazione, non sono emerse difficoltà generalizzate. Come avevamo previsto, ci sono dei punti critici che però sono affrontati dai tavoli prefettizi, come nel caso di Bari che non aveva ancora introdotto orari differenziati e ora invece l'ha fatto. Il lavoro è ancora in corso per valutare le criticità e aggiustare il tiro. I fondi sono ampi e quindi si possono fare altri aggiustamenti. Sì, non c'è dubbio. Quindi bisogna prendere di peso Giovanni con garbo, con gentilezza e accompagnarlo su un treno pendolari, su una metro affollata, poi vedere se, diciamo, dirà che va tutto bene, tutto a posto, come racconta questa intervista. Invece, mannaggia, non si capisce perché, ma Repubblica sembra lanciata, già c'erano state avvisaglie nei giorni scorsi su questa cosa dell'emergenza che deve diventare emergenza climatica. No, abbiamo troppa stima e anche un filo di simpatia per il direttore Molinari per immaginarlo con le treccine come Greta, però insomma l'immagine balza agli occhi, immagina, leggendo le pagine 6 e 7. Grande, il clima è già cambiato, facciamo presto, quindi fate presto. E in questo fate presto viene sentito, altro personaggio surreale, il sindaco di Bari, De Caro, che è anche presidente dell'ANCI, che spiega che per affrontare il problema bisogna piantare degli alberi, e questa è certamente una ottima iniziativa. E poi il bike sharing. Quindi, se voi state con il negozio chiuso, le cartelle esattoriali, le scadenze fiscali che arrivano da tutte le parti, bollette, benzina che sale, eccetera, arriva De Caro e dice: fate un po' di bike sharing e c'è la svolta green, anche qui la svolta che la parola marker della presa per i fondelli e anche della presa del portafoglio in genere, le due cose vanno insieme. Va bene, arriviamo alle segnalazioni finali, che oggi però sono molto corpose. Allora, pezzo assai importante di Claudio Antonelli sulla verità, proprio su questo tema, e coglie l'ennesima contraddizione della sinistra. Dice, ah, come si abbassa la bolletta elettrica? Alzando le tasse. La suggestione dell'ineffabile Misiani che rimpiange la Robin Tax e il fatto che la consulta, la Corte Costituzionale abbia fatto dei rilievi. Il pezzo di Antonelli è assolutamente da leggere, parte in prima, poi gira all'interno. Il sogno del PD è alzare le tasse per abbassare la bolletta elettrica e c'è proprio il ragionamento di Misiani che è esplicativo di una mentalità. Camilla Conti, pagina successiva. Su Evergrande e il rischio che il colosso cinese inneschi una bolla immobiliare. Invece, cambiando continente, ma restando sul medesimo quotidiano, Stefano Greziosi è su questa vicenda dei migranti di Haiti frustati al confine, è insomma motivo di imbarazzo atroce per Biden. Immaginatevi se una cosa del genere fosse accaduta con altre amministrazioni. Spiega tutto benissimo Greziosi. Invece, qualunque giornale sceglierete di acquistare, ancora il Papa e ancora sue, diciamo, rivelazioni che arrivano, diciamo, anche lui ai suoi Marzio Breda, diciamo, in questo caso non dal Quirinale, ma del resto al Quirinale ci stavano quei signori là, prima che nascesse lo Stato italiano. E, diciamo,
Le modalità sono rimaste le stesse, quindi non Marzio Breda, ma invece dei vaticanisti, non dei quirinalisti, ma dei vaticanisti, oggi un po' in fotocopia danno conto di un papa che dice: ah, ma mentre io stavo sotto i ferri in sala operatoria a luglio, c'erano dei cardinali che si riunivano per organizzare la successione. Vediamo, per comodità, Fabio Marchese Ragona, autore di un'intervista al TG5 al Papa, che poi è diventata un libro, Lo schiaffo del Papa ai corvi, qualcuno mi voleva morto. Ma c'è di più, dice Marchese Ragona, secondo fonti autorevoli sulla scrivania di Papa Francesco, oltre alla notizia della cena, è arrivata anche un'informazione molto preziosa: il nome e il cognome dell'organizzatore dell'incontro, il Corvo, l'alto prelato che ha messo in moto la macchina curiale per ritornare nella Cappella Sistina e archiviare il pontificato di Francesco. Però il nome non viene fatto, non viene fatto nemmeno sulla stampa e su Repubblica, che sono gli altri pezzi, gli altri giornali che valorizzano la questione. Sulla stampa, Domenico Agasso, trame vaticane, grazie a Dio sto ancora bene. E attenzione anche al pezzo su Repubblica, che aveva, se ricordiamo bene, un'altra perla, diciamo, un'altra perla interessante. Sì, il pezzo è di Rodari su Repubblica, vediamo se lo recuperiamo. No, si nasconde abilmente, ma insomma c'era un riferimento, ve lo accenniamo oralmente, al fatto che il Papa se la prenda pure con una televisione cattolica, della quale non fa il nome, probabilmente un'emittente americana, che lo attacchi, cioè, è opera di Satana. Quindi c'è il corvo che convoca i pazzi, Satana che lo attacca dalla televisione, insomma è una bella atmosfera in Vaticano. La Cina. Allora, abbiamo fatto prima una critica a Repubblica, facciamo invece adesso un elogio a Repubblica, che apre molto bene su, peraltro con ottimo commento di Federico Rampini e pezzi di Anna Lombardi, Gianluca Modolo e Jane D'Alessandro. No, chiedo scusa, con pezzi di Anna Lombardi, Gianluca Modolo, ecco, su l'intervento di Biden all'Assemblea Generale dell'ONU e da Pechino la risposta del tiranno cinese Xi. Duello Biden-Xi in Mondovisione, competizione dura, non guerra fredda, e il commento di Federico Rampini, che pure va sempre letto. Su questo tema si esercita invece sul fatto Gad Lerner, e anche questa è una lettura da occhio al caffè. È così che vincerà il modello cinese. La rubrichina fa capire che è una guerra fredda inutile, quindi non bisogna disturbare Sparta, diciamo, posto che noi siamo Atene. Lerner premette: da giovane non ho mai sventolato il libretto rosso, da vecchio non ho alcuna intenzione di dedicarmi allo studio dello Xi Jinping pensiero. I maoisti nostrani, vestiti da guardie rosse, mi facevano piuttosto ridere. Ma nel 21, lasciatemelo dire, quella con la Cina è una guerra fredda che non ci conviene. Per intuirlo basterebbe non lasciarsi irretire dalla nostalgia di un'alleanza atlantica che va disfacendosi, e quindi già ci si dice che non è aria, non prevalebunt, ma prevalebunt, e quindi diciamo non imbarchiamoci in una battaglia. Ma poi si passa all'elogio, perché dice che la Cina non solo crescerà al ritmo delle nazioni egemoni, ma non dimentica la redistribuzione. E attenzione a questo passaggio. Il 2021 si è aperto con l'esecuzione della condanna a morte di Lai Xiaomin, top manager della società di gestione crediti deteriorati Huarong, accusato di distrazione di fondi aziendali e bigamia. Prima fatto scomparire per mesi, poi ridotto al silenzio il fondatore di Alibaba, Jack Ma, magnate in precedenza potentissimo. Minacciosamente indotto a tagli di bilancio, la famiglia Zhang, che controlla la Suning, ne sappiamo qualcosa noi interisti, dice Lerner, con la vendita forzata di Lukaku, peraltro invischiata nella crisi immobiliare di Evergrande. E ancora, vietata ai minorenni l'uso dei videogiochi per più di un'ora al giorno. Il colosso Tencent china la testa. Potremmo continuare. Orbene, lungi da noi auspicare un colpo di pistola alla nuca per i capitalisti disonesti. Rileggo, perché questa mattina alle 5 ho dovuto rileggere 3 volte, vediamo se alle 7 e mezzo bisogna. No, devo rileggere ancora.
Lungi da noi auspicare un colpo di pistola alla nuca per i capitalisti disonesti, dice Lerner. Ma il messaggio giunge forte e chiaro. Così lo ha riassunto il segretario a vita Xi in un discorso del 17 agosto. Dobbiamo regolamentare i redditi eccessivamente alti e incoraggiare le imprese ad alto reddito a restituire di più alla società. Con metodi più civili non dovremmo aspettarci qualcosa del genere anche dai leader politici nostrani? Alla direttiva di Xi, ripulire e regolare i guadagni non ragionevoli per favorirne la ridistribuzione, fa seguito l'obiettivo, e cioè una prosperità condivisa, requisito essenziale del socialismo e caratteristica chiave della modernizzazione. Inquieta sapere che il Xi Jinping pensiero dal 1 settembre scorso è diventato materia di studio obbligatoria nelle scuole, ma nessuno può negare la sua brutale aderenza allo spirito dei tempi. Anche chi vuole difendere i valori fondamentali della democrazia farebbe bene a non aggirare lo scoglio della crescente ingiustizia sociale. Se la Cina è diventata superpotenza egemone, lo deve anche alla capacità del suo regime di rispondere a una conflittualità sociale mai sopita. Lo testimonia l'ondata di aumenti dei salari minimi dopo il Covid. Altro che guerra fredda. Quindi Lerner, anziché dirci quello è un regime oppressivo e feroce, in cui non solo i dissidenti, non solo le minoranze politiche, culturali, religiose, ma perfino quelli che erano fino a qualche tempo prima dei capitalisti di Stato possono essere incarcerati, esiliati o invece ammazzati, no, c'è un problema di giustizia sociale. Il colpo di pistola alla nuca, però, diciamo, siccome ci sono immagini di Lerner in spiaggia con questo, sullo yacht con quest'altro, diciamo, scherziamo, naturalmente scherziamo, però forse non sarà una cosa del tutto rassicurante, magari per gli editori del passato, del presente o del futuro che avranno avuto a che fare con il noto editorialista. Chiudiamo con questo sorriso, siamo tutte persone spiritose, quindi come dire, iniziamo la giornata così. Però voi iniziatela ancora meglio con un passaggio in edicola, Panorama e la verità. Se vorrete, noi ci risentiamo questa sera alle 7, come ogni mercoledì, con il professor Castellani, domattina di nuovo alle 7 con Francesco Galietti per la lettura dei giornali.